Presidente Marsiglio, una cravatta rossa così per esorcizzare un po' l'avversario. Siamo garibaldini. 5 anni di governo, su Spirit, tempo fa diceva dobbiamo finire un lavoro. Dobbiamo andare avanti, non dobbiamo fermarci, quello lo abbiamo chiamato così, il governo che fa bene l'Abruzzo. Abbiamo ripreso un Abruzzo marginale, depresso, fuori dai tavoli che contano, restituiamo un Abruzzo che ha riconquistato credibilità, autorevolezza, ascolto a Roma e in Europa. Dobbiamo però andare avanti perché c'è ancora tanto lavoro da fare. Qual è il fiore all'occhiello di questo mandato che si è appena concluso? Quasi 400 milioni di euro di edilizia ospedaliera fermi da 25 anni a Roma, che si trasformano in nuovi ospedali, una sanità finalmente all'altezza dei bisogni dei cittadini, la rete ospedaliera approvata, la legge urbanistica approvata dopo 40 anni, l'accordo di coesione firmato con 1,3 miliardi di investimenti pronti, i fondi europei che abbiamo speso tutto l'intero ciclo precedente quando eravamo maglia nera 5 anni fa, e il nuovo ciclo di programmazione è già partito con oltre 1 miliardo di euro di investimenti pronti. E la cosa che le è piaciuta meno, quella che poteva andare meglio, che non è andata bene? Beh, è stata una legislatura complicata perché abbiamo subito Covid, emergenza, guerra, bollette, quindi non siamo riusciti ad andare avanti sui programmi in ordinaria amministrazione, e questo naturalmente ci ha fatto tirare il freno, però sperando che il peggio sia ormai alle nostre spalle, credo che il lavoro fatto abbia messo basi solide per raccogliere i frutti nei prossimi anni. Ecco, da dove riprendere in caso di rielezione? La cosa immediata da fare subito? Ma intanto mettere a terra tutti questi finanziamenti. Abbiamo centinaia di opere pubbliche, di contributi, di incentivi alle imprese che devono essere finalizzati e sui quali dobbiamo rapidamente mettere in campo tutte le risorse perché si trasformino in cantieri, in opere finite e collaudate. Cosa pensa del suo avversario, Luciano D'Amico? Non lo conosco personalmente, quindi non mi esprimo in giudizi personali. Avrò molte occasioni di incontro durante la campagna elettorale e quindi maturerò anche un giudizio sul tratto umano della persona. Però io rispetto tutti gli avversari, spero che altrettanto accada nei miei confronti. Nella seconda campagna elettorale, Presidente, quanta differenza c'è rispetto alla prima? Perché nel 2019 Fratelli d'Italia era un altro mondo, un'altra questione, oggi invece è tutto un altro aspetto. Beh, oddio, la seconda, sarà almeno la 12ª che faccio. L'Abruzzo, ovviamente. L'Abruzzo, ovviamente, sì. Beh, certo, c'è un altro clima. E intanto la grande differenza è anche che abbiamo alle nostre spalle un governo nazionale guidato da un Presidente del Consiglio che non a caso ha scelto l'Abruzzo per essere eletto e che denota la grande attenzione e la grande centralità dell'Abruzzo nell'agenda di governo. Questo fa decisamente la differenza nell'offerta agli abruzzesi e sono sicuro che gli abruzzesi sapranno cogliere questa opportunità. È soddisfatto delle liste, dei candidati messi in campo? Molto, sono tutte liste molto molto forti, 6 liste, 5 di partiti, la lista del Marsiglio Presidente mette insieme sia la classe dirigente tradizionale politica che ha forte radicamento e forte consenso nei territori, sia soggetti della cosiddetta società civile che vengono da esperienze diverse, a volte anche lontane da quella della mia parte politica e che mostrano quel valore aggiunto, quell'apprezzamento personale che saprà fare la differenza. La preoccupa la competizione interna Fratelli d'Italia Lega? La competizione interna c'è tra tutte e 6 le liste ed è bene che sia così, è il sale della democrazia, ognuno cerca di allargare la sfera del proprio consenso e questa competizione virtuosa non potrà che portare al risultato di raggiungere il massimo obiettivo possibile.